sono Fabio Feltrin, osteopata e posturologo. Lavoro nel mio studio a Diacolesine. Oggi parliamo di addominali. In palestra si fanno tanti addominali purtroppo sbagliati che portano dolore cervicale, dolore alla schiena e non lavorano veramente la parete addominale. Soprattutto gli esercizi che facciamo a gambe completamente stesi e dove portiamo su tutto il busto, questo è uno degli esercizi che fanno malissimo alla schiena e anche al collo. O peggio ancora, gli esercizi dove mettiamo le mani sotto e slanciamo le gambe. Questo è uno degli esercizi più gravosi e che possono recare danno alla lombare. Questo perché l'addominale è un muscolo che parte dalle ultime costole e lo sterno e arriva fino al pube, quindi più in alto dell'anca. Quando noi muoviamo l'anca non stiamo usando gli addominali, ma stiamo usando i cosiddetti flessori dell'anca. Flessori dell'anca è il principale ilium psoas che inizia a livello lombare alto, passa davanti e si attacca al femore. Quando noi lo accorciamo, le sue fibre trazionano e possono portare o molto in avanti il bacino, quindi creano forti iperlordosi con schiacciamento dei nervi, o in alcuni casi arrotolamento e appiattimento della schiena, e questo produce ernie lombari. Quindi rinforzare i flessori dell'anca è controproducente e non allena veramente gli addominali. L'unico modo per accorciare questo muscolo è l'arrotolamento, cosiddetto crunch. E se sono stati fatti degli studi elettromiografici, vuol dire con dei sensori sottocute, che hanno fatto vedere che solo l'arrotolamento nei primi 30 gradi utilizza veramente gli addominali. Quando noi invece ci portiamo troppo in alto, quindi superiamo i 30 gradi, stiamo attivando i flessori dell'anca e questo non va bene. Importantissimo anche il respiro. Quando faccio l'arrotolamento devo buttare fuori l'aria, perché il diaframma, che è un grosso muscolo che taglia in due il torace, quindi divide la parte alta in torace e la parte bassa in addome, è un muscolo a cupola. Quando noi inspiriamo va in giù, quando buttiamo fuori l'aria va in su. Quindi se io trattengo l'inspiro mentre arrotolo, lui frena il movimento e non riesco a rotolare fino in fondo e quindi attiverò a metà le fibre degli addominali. Mentre se io butto fuori l'aria, il diaframma, questa cupola, risale e io riesco a rotolare fino in fondo e attivare i muscoli addominali profondi che ci aiutano ad appiattire bene la pancia. Quindi il primo esercizio è quello più importante, detto crunch, sempre eventualmente un cuscino per proteggere il collo, gambe piegate, sempre gambe piegate, gambe stese, attiviamo l'ilium psoas che porta già ad inarcare la schiena, vedete che c'è luce, mentre se io piego le gambe la schiena rimane piatta e questo fa in modo di proteggere la schiena e non attivare i flessori dell'anca. Mani dietro la nuca, non devo tirare qua il collo. Il collo non si muove. Immaginate di avere una pallina da tennis o una mela da tenere tra mento e lo sterno. Non dovete né schiacciarla né perderla. Quindi questa è la misura giusta. E da qua immaginate di portare lo sterno verso il pube. Arrotolo la pancia mentre butto fuori l'aria. Trattengo 1, 2, 3. Torno, inspiro, fuori l'aria, arrotolo la pancia, ricordate di mantenere la mela, non schiacciatela, non perdetela, fuori l'aria, tengo 1, 2, 3 e se riesco non mi appoggio completamente ma rimango un po' sollevato, così mantengo sempre in tensione un po' gli addominali, fuori l'aria, inspiro. Fuori l'aria, inspiro. Sentirò contrarre a questo livello fino ad arrivare a sentire bruciore, vuol dire che ho stancato gli addominali e questo li aiuterà a tonificarli. Fate circa 8-10 ripetizioni, vi riposate un minuto
e ripetete per 2 o 3 serie. 8-10 ripetizioni, però se sentite che a un certo punto iniziate a gravare sul collo o la schiena, vi fermate prima, perché vuol dire che l'addominale è stanco e iniziate a reclutare altri muscoli e non va più bene. Per aumentare un po' la difficoltà dell'esercizio, possiamo tenere le gambe sempre piegate a 90 gradi ma sollevate. In questo modo già contraiamo inizialmente la parte bassa dell'addome. L'esercizio è lo stesso, ricordate la mela tramite lo sterno, ricordate di buttare fuori l'aria mentre arrotolo. Inspiro. Espiro. Mantengo 1, 2, 3 secondi, perché l'addominale è un muscolo posturale, quindi è un muscolo attivo mentre stiamo in piedi, per cui deve essere allenato in maniera tonica, cioè in tenuta. Mentre per chi invece ha le prime armi, chi è anziano, chi ha già problemi alla schiena, per non sollecitarla, prendiamo una semplice sgabello o una sedia, mettiamo le solite gambe a 90 gradi, ma stavolta in appoggio. E da qui ripeto la stessa cosa, mento fuori l'aria. Quando vi sarete allenati già da qualche settimana o qualche mese, possiamo aumentare la tensione attivando ancora di più le fibre basse. In palestra di solito si parlano di 2 tipi di esercizi, per gli addominali alti e per gli addominali bassi. In realtà l'addominale è un muscolo unico, però è vero che usando un po' l'arrotolamento non solo della parte alta ma un po' anche del bacino, riusciamo a attivare un po' di più la parte bassa addominale, che è quella che poi ci fa diventare l'addome piatto e snello. Per cui stesso esercizio di prima, con le gambe sollevate a 90 gradi, stavolta mentre porto sulle spalle e arrotolo la pancia, arrotolo anche il bacino. Quindi mi chiudo in quello che vulgarmente viene detto V-up. Però non è col ginocchio, non è con lo slancio, ma l'angolo di 90 gradi rimane, è il bacino che si solleva. Per cui disegniamo proprio una C con la schiena e stringiamo forte la pancia. Quindi da qua fuori l'aria, chiudo tutto, tengo 1, 2, 3 e torno. Quando ritorno 90 gradi, la schiena è sempre piatta. Non torno così, non faccio questo. 1 perché slancio, 2 perché attivo i flessori dell'anca, 3 perché qui si crea il buco, mi viene mal di schiena. Quindi sempre fermi a 90 gradi, sali, arrotola e torno. Inspiro, fuori l'aria, tengo 1, 2, 3, torno, fuori l'aria, torno, fuori l'aria, torno. Gli esercizi vanno sempre fatti 2 o 3 serie, 8, 10 ripetizioni. Però ricordo ancora una volta, se sento dolore a collo, schiena, prima di arrivare alle 8 ripetizioni, mi fermo per non andare ad infiammare altre zone. Provate a casa che la prossima volta vi interrogo. Cliccate sulle notifiche per vedere i miei prossimi video. Lasciate commenti sulla pagina Facebook o scrivetemi alle mail studio@gmail.com. Ciao a tutti!